Ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere, se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale. E che vi aspetto anche su Instagram, troverete il link nei sovraimpressione, link diretto sotto l'info box. E, è un social molto più attivo, quindi avremo modo di interagire e conoscerci di più rispetto al solo canale. Ho anche un profilo per le piante, quindi per chi ha la mia stessa passione lascio il nickname sovraimpressione. Spacchettamento Shein è arrivato prima del previsto, perché oggi è 12 aspetta che guardo 12 agosto, sì, e doveva arrivare il 20. Ho pagato 5 euro in più, ma ne è valsa la pena perché è arrivato prestissimo. Quindi direi di iniziare subito con lo spacchettamento. In questo ordine ci sono anche qualche cosina per Elsa. Quindi poi come al solito vi metto i prezzi e ogni volta che vi mostro i prodotti. Come prima cosa, oddio, speravo avessero immagini diverse, invece sono quelli identici. Ho preso questi due bustine di plastica, le ho pensate per mettere dentro le lime per le unghie con le piantine, e sono quelli identici. Sì, anche le scritte sono uguali, cioè c'è questa piantina grassa con scritto Be Quick, però carine, le facciamo a 75 centesimi, poi comunque con gli sconti le ho pagate anche di meno. E come vi ripeto, vi lascio le scritte ogni volta che vi mostro i prodotti. Poi vediamo qui cosa c'è. Ah, ok, c'è il mio portatelefono, siccome l'avevo già preso l'ordine del mese scorso, che trovate comunque sul canale, però poi l'ho regalato a mia sorella, me ne sono presa un altro. Come si apre questo? Ah, un po' rigidino, però vabbè, questo si può anche regolare, rosa, anche questo veniva poco, quindi ok. Poi una punta per la fresa, questa grana azzurra, e questa l'ho pensata per il giro cuticole. Questo comunque è il codice, e questa è la punta, la voglio provare. Poi cosa c'è? C'è questo biadesivo, che ne ho sentito parlare benissimo, dicono che attacca a qualsiasi cosa, quindi l'ho preso anche questo da provare. Stickers per le unghie, carini, questa sorta di tulipani con delle righine dietro. Qui c'è una placca per fare l'effetto marmo. Una placca per gli stamping. Ok. Carina, per fare tutto questo effetto marmo sulle unghie, che va tanto in questo periodo. Poi questa, che è per mettere in esposizione le nail art, tipo quando le andiamo a realizzare, vabbè, senza la parte sotto di queste, però tipo attacchi la tip qua e la metti in esposizione anche per fare le foto. Carina. La parte interna è tipo in una di pellicola, è morbida, diciamo. Poi le solite tip per prove di colori o nail art, queste a stiletto, le ho riprese, che mi sono trovata benissimo. Poi ho preso i mattoncini, i buffer per le unghie, anche questi sono comodi da avere, utilissimi. Un po' come sono di tutti i colori, quindi magari le puoi anche suddividere per il cliente. Beh, non sembra male. Da una parte sono molto più abrasivi e l'altra invece più delicati. Ok, anche questi utili. E sono quanti pezzi? Non so se qua c'è scritto. No, 2, 4, 6, 8, 10, 20. 20 mattoncini, 20 buffer. Poi questo è un giochino che ho preso per Elsa,
Terezina e è una libellulina e va attaccata con tipo all'attaccatura della porta e poi la lasci scendere, se trovo la foto ve la metto, e che così loro, insomma, gli animali ci giocano. Che carina che è, dopo gliela appiccico sicuramente. Faremo tanti TikTok, io ho anche un canale TikTok soprattutto per Elsa, dove ci sono i video di Elsa. Poi ci sono due calamari, questo invece l'ho preso per i gattini del gattino di mia sorella che va matto per i calamari, come agosto è il suo compleanno, io ho preso questo, io ho fatto anche un ordine da Amazon e uno da AliExpress. Io ho preso su AliExpress ovviamente un calamaro gigante per il compleanno, quindi questi sono per Toshiro. Poi ci sono lime, come le avevo prese l'altra volta perché mi sono trovata davvero bene, sempre la grana 100-108 e dovrebbero essere 10 pezzi queste, sì, sono molto molto buone e valide. Vedo qualcosa che è uscito, i soliti pannetti, quelli monouso, sempre nella colorazione viola perché anche con questi mi trovo benissimo e quando faccio le unghie. Poi qua dentro che c'è? Ah, bellissimo, che bello che è, non vedo l'ora che arrivava. Questo qua lo voglio attaccare qui vicino dove ho le piante in camera da letto, è l'acchiappasole, questo si attacca e chiappando i raggi del sole fa tutti i riflessi bellissimi e io adoro, ma è bellissimo proprio come è fatto perché ha il sole e la luna come i tatuaggi che mi sono fatta da sola sulle cosce. Se riesco a metterlo come va, forse va così, sì, eccolo, ma è bellissimo, lo volevo da un sacco di tempo e in fondo ha una pietra gigante, ma quanto è bello, cioè bellissimo. Me ne sono innamorata subito come l'ho visto, quindi ho preso anche lui, splendido, e anche per questo Elsa impazzirà perché quando vedi i riflessi di luce impazzisce. Poi mi sono presa questi dischetti, questi pads per quando fai le unghie, mi sembra che i colori erano casuali, mi sono capita di verdi, va bene lo stesso, dovrebbero essere buoni perché non dovrebbero lasciare i peluchetti, ma comunque li provo e vi faccio sapere. Poi c'è un'altra punta presa sempre per il giro cuticole, sempre grana blu, più piccola dell'altra, anche questa poi la provo, la proveremo insieme nei prossimi refill. Siamo qui, ecco quello che è uscito, però niente di grave fortunatamente. Sono i taglia cuticole, questi sono comodissimi per quando dobbiamo rimuovere le cuticole, ovviamente vanno usati con accortezza perché altrimenti tagliano, però io mi trovo benissimo con loro, li utilizzo da sempre, sono 2, 4, 6. Poi un altro pacco di tip, queste qua per le prove dei colori, per il nail art, sempre a mandorla. Queste catenelle che io ci ho visto fare delle nail art fighissime con queste catenelle e voglio provarci, se mi viene bene poi farò il tutorial, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati. Ho preso un altro di questi perché io lo utilizzo tanto per fare il baby boomer, le sfumature eccetera eccetera, quindi l'ho preso. Ho un altro codice sconto, meno male perché già ho pronto un altro catenello, ovviamente questo è il fogliettino che mandano ogni volta con i pezzi dei prodotti presi. Poi qui ce n'è un'altra ancora, Italia cuticole, quindi sono 2, 4, 6, 7, boh, per me ce ne sarà 7, 8, 9 e 10, era un pacchetto da 10, quindi meno male che non si sono perse comunque. Quindi un pacchettino da 10 taglia cuticole. Poi qui c'è
questo che è un po' sempre un poggia telefono che ho preso per Diego, così ce ne abbiamo uno io e uno lui. Vediamo questo come si apre. Poi come si fa? Vediamo un po'. Sono complicati, eh? Boh, come si apre questo? Io ho capito. Ok, eccolo. Così? E lo tiene il telefono? Oh, non ce l'ho neanche a portata di mano. Vabbè. Questo è l'altro, nero. Poi ci sono altre lime, queste qua con la metratura. Questo è il pacchetto da 5 con grana 100-180. Sono anche lavabili e disinfettabili queste qua, quindi ottimo. Poi altri stickers, che carini che sono questi, con i cuoricini, con le scritte I love you, carine. Quindi altri sticker. Ah, questa è la spazzolina per pulire le punte della fresa. Ce n'è una parte con tipo i fili in rame e l'altra in tessuto, quindi è ottima per pulire la fresa. Questa aggeggino qui invece che serve per le unghie incarnite, quindi questo anche è comodissimo. Poi ho preso questo, peccato che mi è capitato nero, speravo capitasse rosa, che è comodo invece per aprire i pacchi, quindi è un apripacchi, bello e utile soprattutto, sia pacchi che buste come queste che mandano tipo loro. E poi l'ultimo prodottino che ho preso è questo qua, che è un poggia pennelli da tavolo. Io ce n'ho già uno, però non basta mai, e quindi un altro in più faceva sempre comodo e carino, viola. E quindi è fatto in questo modo glitterato, ci puoi appoggiare sopra pennelli. Ma stava a registrare? Sì, ho preso un colpo. Pennelli e altro, insomma, qua ci puoi mettere anche i colori per fare le varie prove di colori. Quindi questo era l'altro ordinuccio che ho fatto da Shein, ce n'ho già un altro pronto molto molto più ricco, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati. Adesso vi faccio rivedere al volo tutto quello che ho preso. Allora, iniziando da qua, c'è il poggia pennelli, questi che sono due fogli di stickers per le unghie con fiori, scritte e nero. Apri pacchi, apri buste da lettera. Questa spazzolina, che poi tra l'altro è adesiva sotto, quindi la puoi fissare anche nel tavolo da lavoro per pulire le punte della fresa. Pennello con piumini per le unghie, per le nail art. Questa punta qua che serve tanto, è utilissima per le unghie incarnite. Lime. Queste che avevo già preso l'altra volta sono in legno, buonissime, anche queste sono lavabili e disinfettabili, non l'avevo detto. E quest'altra con la metratura, sono entrambe 100-180. Poi fuzz, catenelle sempre per realizzare delle nail art, poi le faremo insieme. Due punte per la fresa, per il giro cuticole, tutte e due. Panni monouso per quando facciamo le unghie. Due pacchi di tip per prove colori o per nail art, un giochino per Elsa, la libellulina da attaccare alla porta, troppo carina per me, impazzirà con questa. Bifasico super potente, dicono. Mattoncini buffer, pacco da 20, questo per mettere in esposizione le nail art.
una placca per le nail art in marmo, stickers con tulipani. Questo già hanno dato tutto a chiappa sole, bellissimo. Vedo l'ora di attaccare. Poi di qua abbiamo due porta telefoni, uno per me e uno per Diego. Un pacchettino di tagliacuticole da 10, due astuccetti che voglio provare, se mi piacciono ne prendo sicuramente gli altri, e poi abbiamo due polipetti per il gattino di mia sorella che è innamorato dei polipi. E quindi niente, questo era lo spacchettamento di agosto per quanto riguarda Shane. Ne ce n'ho già un altro pronto che farò a breve, e quindi ci vediamo al prossimo spacchettamento. Quindi mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!